adesso vedremo un lavoro fatto con il SAT in oscillazione. Questo serve per lavorare sull'abilità dell'uscire sull'avversario e portare un gancio, ok? Quindi per far muovere il sacco spingerò un po' di più il sacco con i pugni, e non va fatto perché in teoria quando si lavora il pugno al sacco deve essere secco, ok? In questo caso io però lo spingo apposta un po' per farlo arrivare a me e girarci intorno, ok?